Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché ragazzi, finalmente la noia è finita. Finalmente abbiamo anche noi i nostri eventi, dopo tutta la pausa che c'è stato, dopo i rerun che ci sono stati a causa appunto dell'emergenza Covid, oggi si ritorna finalmente a fare qualcosa di nuovo. E si ritorna a fare qualcosa di nuovo col botto. Perché, come già vi avevo annunciato settimane fa, Firion fa il suo debutto con la sua Burst ed LD. Tra l'altro ha ricevuto anche un piccolo rework che lo ha migliorato un pochettino, ma LD e Burst gli hanno dato sicuramente quel passaggio in più che a un personaggio come a lui sicuramente interessava. Ed eccolo lì, è proprio apparso il nostro protagonista di oggi, ovvero Firion. Come potete vedere, io già lo possiedo maxato, se così si può dire, tra virgolette, non ho l'arma EX maxata, però chissà, magari se riesco a trovare qualcosa per lui, fondamentalmente potrei anche farci un pensierino. Ha un nuovo sistema di trappole che si sblocca tramite la sua LD, molto molto interessante. Tra l'altro questa cosa è il rilascio della Feod, quindi c'è anche la Feod da dover fare. Costume alternativo di Firion che viene rilasciato per l'appunto oggi per celebrare la sua Burst e la sua LD. E poi l'altra notizia, cos'è? Che fa? Non me la fa premere? Cioè, l'hai impallato tutto? Giochino, che è successo? Eccomi qui, scusatemi, ma il gioco si era praticamente impallato. Ed ecco l'altra notizia, ovvero il costume di Lenna che viene rilasciato per la seconda volta. Ok, adesso dovremmo avere tutte. Ok, vabbè, gli sconti per quanto riguarda le gemme. Adesso abbiamo tutto. Infatti, come potete vedere, il mio rank è già scalato proprio perché devo andarmi a fare la Feod, ma questa è una cosa che farò a parte. Penso che la rilascerò perché la caricherò poi nel canale. Nella playlist dedicata appunto per quanto riguarda le Feod, ma per il momento concentriamoci sulla parte succosa del nostro gioco. Abbiamo il banner con tutte le ex rilasciate prima per l'appunto del 30 di aprile, quindi tutti i personaggi avranno la possibilità qui di ottenere, cioè avremo la possibilità di ottenere tutte le 15, 35 ed ex dei vari personaggi. Non ci sono off banner all'interno di questo banner, quindi anche per fare Power Stone è davvero un'ottima occasione. Poi, prima multi gratuita per quanto riguarda LD e Burst di Firion. Seconda batch, o per meglio dire secondo banner, dove è presente sempre LD e Burst di Firion, sempre con prima multi gratuita. E poi gli altri banner con doppia LD, che sono quelli dei vari rerun. Allora, io direi che per il momento cominciamo con la free pool del banner All Stars, vediamo un po' cosa riusciamo ad ottenere da questo primo pool. Poi ci andiamo a fare anche le free multi nei due banner di Firion. Vediamo come va fondamentalmente il tutto e poi credo che andrò a spendere qualche ticket nell'eventualità proprio per vedere di trovare almeno la LD. 15 di Caius che completamente inutile, quindi grazie mille, veramente un ottimo pull, cominciamo veramente bene. Primo banner con Firion Golbez che prende la character board, quindi molto molto interessante, sicuramente darò i punti a Golbez, poco ma sicuro, e anche Faris. Bene, andiamo, qui ho tutti come personaggi per cui non mi interessa fondamentalmente niente da questo banner, possiedo già tutti. L'altro banner ho visto Irvine, che è probabilmente quello più interessante forse, visto che comunque potrei maxargli il kit con la scusa. Ma vediamo. Ovviamente Orba Azzurra, ex di Firion, già anzi è un qualcosa di straordinario trovare la ex in una orba azzurra, però non mi interessa perché io la ex ce l'ho già maxata, portata a plus addirittura, quindi 15 di Firion anche che si aggiunge alle Power Stone che possiedo. Sprint
Secondo banner con Lenna, Irvine e Fujin. Ecco, qui possiedo sia Lenna che Fujin, quindi non è un problema. Irvine invece non ce l'ho, cioè nel senso ho la sua ex, però il suo kit, qualora lo dovessi portare su, con ovviamente i doppioni che si trovano tramite ticket o tramite vari pool, non mi dispiacerebbe. Possiedo 250 ticket, penso che un centinaio li butto nella speranza di trovare la LD, quindi sicuramente. Farò una parte accelerata sicuramente del video dove appunto andremo a pullare i ticket. Però per adesso andiamo a vedere anche quest'altra free pull. Oh, orb dorata. Se dovessi trovare la LD, in realtà potrei anche fermarmi perché non ho intenzione di andare per la burst di Firion. Sinceramente, a me già la sua LD è più che sufficiente. Però non ci sono stati connecting, non c'è stato nulla. Quindi non so, non credo di cavarmela con così poco, sinceramente parlando. Non ho contato neanche a quando è partito il cambio. Fujin. Esatto, ex di Fujin. Va bene, non è un problema. Fujin già la possiedo, quindi. Schifo non mi ha fatto, sinceramente. E a questo punto direi di cominciare la nostra ricerca con i ticket. Vediamo se riesco ad ottenere questa LD con i ticket. Spero vivamente di poterci riuscire, anche perché è l'unica cosa che realmente mi interessa del personaggio. Detto questo, mi muto, vi metterò sicuramente una canzone in sottofondo in post-produzione e let's go.
Che schifezza, veramente che schifezza. Non ho assolutamente parole per esprimere quanto siano stati brutti questi ticket. Cioè, in 100 ticket veramente non ho trovato niente. Ovviamente sotto i 150 non voglio scendere. Se riuscirò a prendere qualche altro ticket, sicuramente completando le varie missioni, le varie quest, tranne ovviamente le lufenie o quello che è, perché le faremo in live su Twitch questa sera, come sempre, d'altronde. Non ho intenzione di spendere altro. I ticket che farò in eccesso, non so se li tirerò off camera o se li tireremo insieme in live. Non lo so, ragazzi, su questo vediamo un po' come me la penso, vediamo un po' come voglio gestirmi la situazione. Tra l'altro, stasera, come ho già detto, ci rivedremo su Twitch, quindi potremo parlare insieme e affrontare la discussione completa per quanto riguarda questo tipo di personaggio. Tra l'altro, altra novità, vi invito a guardare la descrizione perché sto decidendo finalmente, la testa mi sta dicendo di potermici dedicare. Ho aperto il profilo Instagram del canale, ufficiale proprio del canale, in modo tale che possa condividere anche lì le notizie, possa condividere lì tutto quello che faccio per il canale e anche qualcosa così in generale. Per cui, se vi va, lasciate il follow, seguitemi perché lì avrete aggiornamenti insieme anche Discord o Telegram se volete, dove appunto vi terrò sempre aggiornati qualora dovessero esserci delle novità o qualora dovesse esserci qualcosa urgente da comunicare. Detto questo, rinnovo l'invito per stasera. Io vi aspetto, come sempre. Spero che voi abbiate avuto decisamente più fortuna rispetto a me, anzi sicuramente avrete avuto sicuramente, cioè avrete avuto sicuramente più fortuna di me. Detto questo, vi ringrazio per aver visto il video e ci vediamo alla prossima.